Marco Rizzo. Ciao Marco, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, tu hai segnalato quello che stavamo dicendo prima, l'assurdità di una roba del genere, no? Cioè che uno Stato rinunci al controllo delle proprie infrastrutture strategiche, insomma la rete telefonica, assurdo sembrerebbe. Mai come oggi le reti telefoniche, che poi vuol dire anche le reti dei dati, non solo le nostre telefonate, vuol dire tutto. Oggi nel mondo della comunicazione ci voleva un governo sovranista per lasciare una cosa del genere. Vabbè, comunque questa roba era già certo. No, ma se c'era la Schlein lo faceva uguale un'ora prima, ecco, non cambia niente. Però sì, anche perché era una trattativa in corso da tempo, quindi non... Allora, proviamo a parlare anche di soldi, perché adesso sento che fanno i distinguo, c'è il 20%, la Golden Share, eccetera, eccetera. Ma la ciccia è che tutte le nostre reti, la cosa più importante dal punto di vista politico, sovrano di un paese, viene dato a un fondo, no? Sì. E questo fondo, tra l'altro, è interessante, perché sono andato a leggermi la storia, quando fu fondato questo fondo tanti anni fa, a Wall Street dissero, quelli di Wall Street, che questi qua erano, come dire, molto allegri. Quelli di Wall Street, che, insomma, per dirlo loro, no? E a capo di questo fondo c'è il generale Petraeus, ve lo ricorderete, era quello del capo delle forze armate statunitense, e poi direttore della CIA. Ma è chiaro che mettono un direttore della CIA in un posto di quel tipo. Parliamo di soldi, però, perché sai, uno dice sì, questi fanno, dicono, ma non fanno i conti. Noi diamo, per avere un esempio, noi diamo ogni anno, sono dati camera, sono andato a vedermeli stamattina prima di scrivere, 24,4 miliardi di euro, più o meno la manovra economica che c'è stata, era di 24 miliardi. Noi diamo ogni anno alla NATO, non alle forze armate italiane, ma alla NATO 24,4 miliardi di euro ogni anno. Questa operazione ha portato, diciamo, alla TIM 19 miliardi, cioè noi potevamo per un anno dare un po' meno alla NATO e tenerci questa cosa. Quindi dal punto di vista del denaro è una cosa assolutamente non riscontrabile, non si può dire nulla, nel senso che è stata regalata. Dal punto di vista politico, sovrano di uno Stato, forse neanche il Burundi fa una cosa del genere. Perché dobbiamo fare una cosa del genere? La Francia l'avrebbe fatto, la Germania l'avrebbe. È vero che questi gruppi dirigenti che governano i paesi europei in questo periodo non sono De Gaulle, non sono Andreotti e Craxi, non sono Aldo Moro, diciamo con l'opposizione di Berlinguer, sono altra gente, ecco, chiamiamoli così. Però, insomma, è una cosa incredibile che sia successo questo. E nessuno dice niente. Perché ormai è normale che questo accada. Noi siamo diventati una colonia. Per questo motivo io mi sto impegnando in una roba che si chiama democrazia sovrana, popolare. Sovrana. Caspita. Ma a sto punto, lo dico, ma ci facciano votare per Trump o per Biden? Cioè, noi non contiamo un cazzo. Nulla. L'Italia non conta niente, il Parlamento italiano men che meno, il governo italiano men che meno, comandano la NATO, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, gli americani. Bene, ci facciano votare per il presidente americano, almeno contiamo qualcosa. Noi non contiamo assolutamente nulla. E quindi com'è possibile? Allora, o la politica riprende in mano un minimo di sovranità di questo paese, oppure, ripeto, facciamo il 52esimo Stato, il 53esimo, ce ne sono tanti altri messi nella nostra situazione, anche in Europa, però almeno no, ci facciamo votare lì, almeno possiamo contare un minimo. Possiamo scegliere tra due... Allora, qua non hanno capito, qua cioè, arrivano messaggi, le reti sono private, lo Stato non controlla la rete di Vodafone, Fastweb, Unidata, eccetera. No, non capisco. Non è questo. Ci sono tanti... Infatti, perché quelli sono gestori, la Telecom, ma la rete è... Esatto, la rete è italiana. Allora,
spieghiamo una cosa. Si appoggiano a una rete che è preesistente. Esatto. Quella rete lì, nel 1997-98, era la Telecom, la TIM all'epoca, era la settima industria di telecomunicazioni del mondo. Poi sono arrivati i governi di centrodestra, di centrosinistra, specialmente quelli di centrosinistra, vi ricordate Colaninno, tutti gli altri, ne hanno combinate di tutti i colori e quindi non siamo più la settima potenza dal punto di vista delle telecomunicazioni del mondo, no? Però l'Italia è comunque sempre l'Italia, no? E allora perché deve accadere questo? Non c'entra niente la gestione, non c'entra. Stiamo parlando delle mura, ecco, proviamo a dire così, parliamo delle mura Italia, telecomunicazioni. Perché dobbiamo darle all'estero? Questo è il tema fondamentale. Sì, lo stesso discorso vale per altre reti infrastrutturali. Guardate, uno Stato per avere un minimo, almeno lo Stato che intendo io, per avere un minimo di titolarità deve garantire, avere il monopolio. Poi ci possono essere anche privatizzate, insomma, ma il tema è trasporti, formazione, salute e poi i settori strategici industriali. Noi non abbiamo più l'automobile, no? Perché non mi venite a dire che Stellantis è un'azienda italiana, no? Hanno la sede legale. No, ma questo fa ridere anche la pubblicità. Hanno preso soldi dallo Stato italiano e quindi dai contribuenti per 3 volte il valore di Stellantis e dell'ex Fiat. Quindi noi potremmo andare dai signori Elkan e dirgli: sentite, dateci tutto perché l'abbiamo pagata già 3 volte. Ma non c'è nessun governo che ha coraggio di dire questo. Perché figurarsi, pensate, i Benetton, cioè, hanno avuto in regalo le autostrade quando funzionavano, ha avuto in regalo dal governo D'Alema, per intenderci, quindi centro-sinistra, poi ridoppiate anche dal governo Berlusconi, tanto per non farci mancare niente. Gli hanno dato tutte le autostrade, si sono fatti una paccata di soldi, al punto tale che hanno comprato aeroporti, hanno preso tutto, no? Ma se andavamo io e te, forse facevamo anche meglio. Non hanno fatto la manutenzione, possiamo fare questa affermazione? È caduto giù un ponte, no? Adesso l'hanno ridata allo Stato e adesso vedete le code nelle autostrade, perché bisogna rimettere tutto a posto. Per 40 anni, 30 anni, da quando 30 anni, non hanno fatto nulla di manutenzione, si sono solo presi i profitti. Queste sono le privatizzazioni nel nostro paese. È chiaro? Questa roba qua è una cosa che ha un carattere strategico. Aeroporti, autostrade, reti ferroviarie e anche, chiaramente, la telecomunicazione. Sì, ci sono delle infrastrutture di base che dovrebbero rimanere sotto il controllo dello Stato. Di un paese, no? Certo. Perché ci deve essere qualcuno che decide, bah, cosa facciamo? Serviamo questo paese, gli interessi della collettività di questo paese, o pensiamo ad altro? Questo sta accadendo in maniera sempre più forzata. La gestione dei servizi può essere privatizzata, ma poi la proprietà delle reti infrastrutturali. Le mura, parliamo delle mura così la gente capisce.